Oggi farò un video di cui il mio professore di chimica delle superiori sarebbe molto orgoglioso, perché andiamo insieme a vedere come cucinare della metanfetamina. Andiamo a vedere come interagiscono fra di loro tutti gli elementi di Spellbreak. Partiamo col veleno. Come tutti ormai sanno, se su un tornado fatto dal guanto dell'aria tirate o un auto-attack o una magia del veleno, si creerà un tornado tossico. Se invece su questa nube, che è la magia del veleno, tirate gli auto-attack dell'aria, riuscirete a farla sparire. Riescono a far sparire anche le pozze di veleno per terra, sempre con l'auto-attack dell'aria, però in questo caso lascerete questa specie di nube tossica che fa danno a chi ci va dentro. Se usate del ghiaccio su o le pozze di veleno lasciate dall'auto-attack del veleno o la magia, quindi questa nube, creerete per terra una pista dove potete pattinare come quando avete il guanto del ghiaccio come primario. Invece sulla nube praticamente questa grossa cosa solidificata che potete anche usare come protezione perché non passano i colpi. Se ovviamente, come è successo a tutti, la prima cosa che vi viene in mente è di bloccarci qualcuno dentro, sappiate che non si può, perché nel momento in cui provate a solidificare del veleno con un personaggio dentro, semplicemente lo ghiacciate in questo modo e basta. L'unica interazione interessante che c'è con la pietra è che con gli auto-attack della pietra fate sparire le pozze che vengono lasciate per terra dal veleno. Stessa cosa con anche la spell della pietra, quindi se lanciate una spell per terra spariranno le pozze di veleno. Veleno e fuoco fanno un sacco di cose interessanti. Se sul muro di fuoco o sulle pozzette per terra lanciate del veleno, creerete questa specie di fuoco tossico. E la cosa divertente è che potete andare avanti a concatenare gli attacchi, gli auto-attack del veleno, se c'è già del fuoco presente, e quindi vedete, riuscite a portarlo avanti praticamente all'infinito. Stessa cosa se al contrario su una pozza di veleno per terra lanciate un auto-attack del fuoco o un muro di fuoco, c'è una mini esplosione e poi si crea questo fuoco tossico. Se invece su una magia del veleno, quindi la nube grossa, lanciate un auto-attack o il muro di fuoco, c'è un'esplosione un pochino più grossa. Se sul del veleno invece lasciato per terra dalle pozze mettete dell'elettricità, sia auto-attack che magie, creerete questa specie di campo che potete, tra l'altro, come prima, come è successo col fuoco, portare avanti praticamente all'infinito se continuate a creare delle nuove pozze di veleno. Se invece lo fate arrivare dell'elettricità su una magia, quindi questa nube, creerete una bellissima nube tossica ed elettrica. Sapete cosa sono queste? Sono le statistiche del mio canale. Vi vedo che non guardate il video fino alla fine, quindi ve lo dico adesso. Fate l'iscrizione qua su YouTube e tutti i miei social, ci sono tutti i link qua sotto in descrizione. E soprattutto, chiamatela una vostra amica. Passando al guanto del ghiaccio come primario, se voi lanciate del veleno su una striscia di ghiaccio o anche di acqua, creerete le pozze di veleno che normalmente, senza avere il guanto del veleno come primario, non si possono fare. Se queste pozze di veleno poi le ricolpite con una magia di ghiaccio, le ricongelerete come era successo prima. Prima cosa abbastanza intuitiva di fuoco e ghiaccio è ovviamente che ogni magia del ghiaccio rompe quella del fuoco, quindi anche questo è un ottimo counter. Se colpite del ghiaccio con del fuoco, creerete una nube di vapore. Questa nube può essere resa elettrica oppure tossica, oppure potete semplicemente ricongelarla per poi ricreare del vapore. Se una striscia di ghiaccio viene resa tossica dal guanto del veleno e poi colpita con l'auto-attack del guanto dell'aria, crea una mini esplosione che poi lascia indietro queste nubi di veleno con le quali poi potete interagire nei soliti modi. Una pista di ghiaccio o anche dell'acqua può essere resa elettrica semplicemente tirandoci o un auto-attack o la magia del fulmine. Il macigno che viene lanciato dal guanto di pietra può interagire con tantissimi elementi. Se per esempio lo colpite con una magia del ghiaccio, si congelerà e lascerà per terra questa nube che abbiamo già visto prima, che praticamente congela chi ci entra dentro. Oppure potete colpirlo con una magia di fuoco. Oppure potete colpirlo con una magia di fuoco per renderlo infuocato, ovviamente. Questo fa in modo che quando atterra, oltre a fare una bella esplosione, lascia un fuoco che va avanti per un pochino. Se invece lo colpite con degli auto-attack dell'aria, aumenterete la velocità che ha e quindi riuscite a farlo andare più lontano e a farlo arrivare prima. Guardate quanto lontano
teoricamente si può mandare un sasso. Anche se è ovviamente più utile farlo per colpire qualcuno vicino a voi. Stessa cosa se lo fate passare per un tornado. Cambierà un pochino la direzione, ma soprattutto prenderà molta velocità. Pietra e fuoco interagiscono anche in un altro modo. Se fate passare l'auto-attack della pietra in mezzo del fuoco, creerete un mini muro di fuoco. Aria e fulmine, combinazione molto semplice. Se avete un tornado e ci sparate dell'elettricità, creerete una specie di tempesta. Sicuramente tutti ormai sanno che se mettete del fuoco dentro la magia dell'aria, creerete questo tornado infuocato. Se però usate l'auto-attack dell'aria su un muro o sulle pozze che vengono lasciate dall'auto-attack del fuoco, lo spegnerete. Quindi più che una sinergia, in realtà questo è un counter, ma è abbastanza utile da sapere. Una cosa da ricordarsi è che solitamente il guanto della pietra e dell'aria toglieranno gli altri elementi. Come in questo caso vedete, se colpite una striscia ghiacciata con della pietra, la toglierete, lasciando indietro la solita nube che congela. Stessa cosa vale per l'aria. O se per esempio avete del vapore creato con ghiaccio e fuoco, lanciandoci degli auto-attack dell'aria, riuscirete a toglierlo. Le interazioni sono tantissime, quindi scrivetemi qua sotto quali combo mi sono perso e quali preferite. Vi aspetto su Twitch e su Discord comunque per giocare insieme. E detto questo, alla prossima!